Renzi sfida le opposizioni, fiducia sulla scuola con poche concessioni. È finita come si ventilava ormai da giorni. La riforma della scuola salta alla commissione istruzione e finisce nell'aula del Senato, dove si attende che il governo ponga la fiducia. Poi la riforma voluta da Renzi farà un ultimo passaggio alla Camera per diventare legge entro fine mese. Nel PD potrebbero sfilarsi una manciata di dissidenti, si fanno i nomi di Tocci, Mineo, Ricchiuti, Ruta, ma il governo conta di spuntarla senza problemi. Anche perché la minoranza che fa capo a Bersani, guidata da Gotor, voteranno la fiducia, pure se non soddisfatte delle poche novità introdotte dal DDL. E Fassina lascia il PD, non ci sono più le condizioni per andare avanti. L'ex viceministro getta la spugna e lascia i democratici. Questo storico del cambiamento che è necessariamente positivo non sta nel giro dell'intera. Ci può essere un cambiamento regressivo che ti porta indietro. Quindi cambiare non è di per sé un valore, dipende il segno del cambiamento. Ma cosa cambia nel DDL rispetto al documento licenziato dalla Camera? Il comitato di valutazione che dovrà valutare i professori da premiare sarà ancora presieduto dal preside, da un membro esterno, i docenti passano da 2 a 3, ma restano lo studente e il genitore. Al preside viene tolto il limite di mandato di 6 anni e resta la chiamata diretta dei professori. Il mondo della scuola reputa poche e di scarsa rilevanza le modifiche previste nel maxi emendamento, che si riducono solo a una presa in giro. Mentre l'onorevole Francesca Puglisi, relatrice del PD, dichiara che insistere sullo straccio delle assunzioni dalla riforma della scuola è una cosa insensata e conclude che i docenti capiranno dopo l'approvazione del DDL. Il presidente del Senato, Grasso, fiducia sarebbe meglio evitarla. Intanto continuano le manifestazioni di protesta spontanee e dei sindacati CGIL, CISL, UIL, SNAS e Gilda il 23, 24 e 25 giugno dalle 17 a pochi passi da Palazzo Madama. Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, reputa il DDL scuola una legge dannosa e incostituzionale e definisce inammissibile la prepotenza con cui il governo sta agendo. La scuola non è proprietà di un partito, o peggio ancora della maggioranza di un partito, ma appartiene a tutti. Porre il voto di fiducia in Senato sarebbe un colpo molto grave e perciò, conclude il coordinatore della Gilda, rivolgiamo un appello al Presidente della Repubblica affinché intervenga per impedirlo. Si prevede una grande partecipazione alla manifestazione del 25 giugno che si terrà a Roma a Piazza Bocca della Verità, che si concluderà a Campo dei Fiori. Per Gilda News è tutto, arrivederci, alla prossima.